Pietro Buzzone, buonasera. Abbiamo visto queste immagini che forse lì per lì, ovviamente, non vi rendavate conto che stavate scrivendo una pagina di storia insieme a Diego Armando Maradona. Oggi abbiamo la pelle d'oca nel rivederle, nel rivedere tutti i giocatori del Napoli e il Pipe de Oro immergersi anche pericolosamente nel fango, a loro rischio e pericolo, pur di aiutare un bambino che doveva essere sottoposto a costosi e lunghe operazioni chirurgiche. Innanzitutto, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito ad essere in diretta su Nuvola TV. Buonasera a voi, grazie per avermi invitato. E dicevo, sono immagini che a vederle oggi, dopo decenni, soprattutto dopo la morte di Maradona, emozionano ancora di più. Come andò? Come nacque l'idea in te di organizzare questa partita? Come glielo dicesti a Maradona? Cosa ti rispose? Niente, giocavamo la domenica con l'Atalanta di domenica. E venne il papà che mi contattò perché era un mio fan quando io giocavo con lo settore giovanile del Napoli, con la Primavera di Mariolino Corso. Io glielo dissi a Maradona e Maradona non se lo fece dire due volte. Subito accettò l'invito. Tra cui glielo dissi pure a Beppe Bruscolotto, con De Simone, Zazzaro. Facemmo un rappresentante di Acerra, rappresentante del Napoli. Giocò là il fratello di Maradona, giocò Palumella. E giocavo la partita che facevamo questa partita. In effetti Ferrarini non voleva che Maradona giocava quella partita perché il campo era fangoso, anche la domenica giocavamo sotto la pioggia con l'Atalanta e Maradona si fece un'assicurazione personale con 12 milioni che assicurò Bruscolotto, Buzzone e De Simone. E facevamo questa partita, facevamo un grande incasso. E poi demmo i soldi per l'operazione a Luca che l'ho incontrato martedì alla RAI di Giancarlo Magalli. Una bella soddisfazione. Maradona praticamente vi considerava dei fratelli, oltre ad essere un amico. Veramente avete avuto tutti quanti un rapporto speciale con lui. Guarda che Maradona come calciatore non si discute, ma se gli toccavi Napoli, eri il primo a difendere Napoli, sia come città, cosa che i politici allora non avevano fatto niente. Lui difendeva Napoli e diceva che i napoletani non venivano difesi dalla politica. E lui ha sempre amato Napoli, è la sua seconda città dopo l'Argentina di cui lui è nato lì, però lui se stava a Napoli era difficile che adesso stava al cimitero. C'è Gianmarco Di Meglio Ciao qui. Ciao Pietro, sono Gianmarco. Innanzitutto Gianmarco. sono contento perché ti abbiamo visto in ripresa e ti volevo fare tanti auguri e in bocca al lupo. Grazie Gianmarco, auguri anche a Sei te. forte, andrà tutto bene, amico mio. Grazie di questo intervento, ci hai fatto venire la pelle d'oca come sempre. Appena posso ti vengo a trovare a Con Ischia, a piacere. Villone Ricordati che e ai anche tu hai Pagliacci. contribuito a scrivere un pezzo di storia della nostra squadra. E sarai sempre nel cuore di tutti i tifosi, Pietro, hai capito? Io ho giocato sulla vostra isola, Lo so, noi però ti vogliamo ricordare ancora di più per quello che hai fatto con la maglia azzurra. Noi Sì, ma io del club ero Napoli quasi a Isola fine. d'Ischia siamo molto affezionati a te. Sì, Ti vogliamo bene, lo grazie, grazie. sai. Pietro, prima di salutarci, io ti mando sempre i saluti dei tuoi carissimi amici Billone e Taratà, i quali. Taratà e Billone sono stati il mio capitano, Taratà in Pagliaccia, anche lui mi ha fatto sognare un po' a Ischia. Quindi, appena sarà possibile, promesso, ci incontriamo a Ischia e Togliamo questo Covid da mezzo, veniamo lì, andiamo a fare un giro io, Taratà, Billone e tutti gli amici di Ischia. Perfetto, Pietro, un grande abbraccio. Ciao Pietro, un Un abbraccio, braccio, grazie a te. un abbraccio a voi e a tutta l'Isola Verde. Ciao Pietro, ciao.